Per prima cosa abbiamo installato, appena ci sono state recapitate, due stufette per tenda e in questo modo diciamo la popolazione ci ha subito riferito che ha notato un miglioramento e abbiamo anche contribuito con sicuramente degli indumenti più pesanti che ci sono arrivati anche tramite le tantissime donazioni. Superare le tendopoli prima che il freddo renda tutto più difficile. Ad Amatrice è tempo di scegliere il futuro prossimo. C'è chi ha paura e non sa cosa fare, chi invece ha deciso. L'unica alternativa per me è quella di andarmene in albergo, poi quello che faranno non lo so. Speriamo bene, diciamo. Per il futuro ancora non lo so, perché io ho figli piccoli, l'ho segnato a scuola qui e dove vai? Qui da bisogna rimanere. Se andiamo via tutte, ma se ci finisce? Nessuno lancia ultimatum, ma l'invito è quello di prendere una decisione, perché la prima cosa da fare è quella di andare avanti. Anche per quello che riguarda le categorie più fragili, evidentemente, che sono gli anziani, che sono i bambini molto piccoli, che ce ne sono tante all'interno delle tendopoli. Quindi è evidente che per loro bisogna andare ad una fase di superamento di questa situazione così precaria. Tre opzioni sul tappeto in attesa che tra circa 7 mesi siano pronte le casette temporanee. Trasferimento provvisorio in un albergo della costa o utilizzo, se c'è, di una seconda casa agibile individuata nel progetto Amatrice Solidale e poi la possibilità di accedere al contributo di autonomo. Una sistemazione.